Tra di Bologna è sempre un luogo di incontro, di tanta riflessione. Salvaguardare il creato, per forza, perché se il creato non viene salvaguardato, viene sfruttato da chi ha più capacità, da chi ha più forza, viene tolto a chi domani non lo avrà più o lo avrà talmente rovinato da mettere in discussione la possibilità stessa della vita. Dice, ma quelli sono un po' pessimisti. No, non è la logica conseguenza, le risorse quelle sono, se tu le sfrutti all'infinito e le pieghi alla voracità del presente, le togli a qualcun altro, non si riformano evidentemente. E soprattutto un ambiente sempre più segnato dall'inquinamento. Ma dice, ma questo è un problema dell'ambiente, ma questo è un problema dell'uomo che deve vivere nell'ambiente. E i tanti campanelli d'allarme, le tante sirene che hanno cercato di svegliare tutti, a cominciare dai responsabili dei paesi, delle nazioni, della comunità internazionale, ma tutti quanti, perché tutti siamo coinvolti in questo, dai propri personali stili di vita. E qualche volta non l'abbiamo ascoltato, abbiamo pensato che fosse una preoccupazione eccessiva, abbiamo pensato che fossero soltanto dei racconti di qualcuno che avevano altri interessi. No, credo che la preoccupazione per il creato, salvaguardare il creato, vuol dire salvaguardare la persona, vuol dire salvaguardare il futuro nostro e di chi verrà dopo di noi. Passa per ognuno di noi. Certamente chi ha responsabilità, deve scegliere con determinazione, con convinzione, non si può rimandare, siamo già al punto del non ritorno, ma questo passa anche per ognuno di noi. Non è vero che, ma tanto se lo faccio o non lo faccio lo stesso, purtroppo questo è un ragionamento molto frequente, dobbiamo farlo tutti e i nostri stili di vita. Cioè, se sto attento allo spreco, se sto attento a come io tratto l'ambiente umano e il creato, è sempre influente, è sempre decisivo. Cominciamo da noi e con questo saremo più convinti a chiedere ai nostri governanti di salvaguardare il creato.